Bentornati al notiziario del Corriere di Sciacca.it. Emergenza coronavirus. Questi casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola, aggiornati a mezzogiorno di oggi, così come segnalati dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. In totale sono 340 casi positivi registrati dall'inizio, di cui 179 ricoverati, 36 in terapia intensiva, 142 in isolamento domiciliare, 15 guariti e 4 deceduti. Questa è la divisione nelle varie province: Agrigento 27, Caltanissetta 12, Catania 151, Enna 21, Messina 16, Palermo 52, Ragusa 7, Siracusa 33, Trapani 21. Lo comunica la presidenza della regione siciliana e si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. A Sciacca ieri sera è emerso un nuovo test positivo che porta a 20 il numero delle persone che all'interno dell'ospedale sono state contagiate. Si tratta di un medico che però si trova isolato a casa e non risulta grave. E questa mattina una paziente che si trovava ricoverata nel reparto di medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca si è aggravata ed è stato necessario trasferirla in un'altra struttura ospedaliera dotata di reparto per malattie infettive. La paziente è anziana ed era ricoverata già dall'esplosione del caos coronavirus registrato all'interno della struttura e in particolare nel reparto di medicina. Nel reparto si troverebbe ricoverato adesso un solo paziente. Tra i soggetti più a rischio della pandemia da coronavirus ci sono soprattutto le persone anziane. La situazione di emergenza sta costringendo molti di loro a vivere anche situazioni di disagio psicologico oltre che fisico. Tra queste persone anche i malati di Alzheimer assistiti dal centro diurno per i malati di Alzheimer all'ospedale di Sciacca. Il centro purtroppo ha dovuto sospendere tali attività per l'indisponibilità dei volontari dell'AVULS che non possono affrontare anche loro ulteriori rischi. I malati di Alzheimer ora vengono assistiti dai familiari. Messa a porte chiuse oggi a Sciacca, nella città individuata come focolaio agrigentino del Covid-19. La celebrazione si è svolta nella chiesa di San Giuseppe in occasione della festività religiosa che in città annualmente prevede anche una processione con tanti fedeli al seguito del simulacro del santo. Il parroco, Don Stefano Nastasi, nonostante le restrizioni, ha voluto lo stesso dirigere la celebrazione eucaristica senza la partecipazione dei fedeli. All'interno del luogo di culto la sola presenza a distanza di due rappresentanti della confraternita di San Giuseppe. L'emergenza coronavirus già da diversi giorni ha messo fine ad ogni tipo di evento religioso. Anche a Sciacca, come in tutte le altre parrocchie, è stato sospeso ogni momento di culto in pubblico, ma per questa occasione Don Nastasi, lo stesso che nel 2013 dopo un appello convinse Papa Francesco a recarsi a Lampedusa, ha voluto celebrare la messa seppur a porte chiuse. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.